Salve amici e amiche, buongiorno. Stamattina facciamo due belle pizze. Due belle pizze perché poi mi è stato chiesto di fare una pizza da un amico, per cui per vedere un po'. Ne facciamo due perché abbiamo già pesato la farina, perché dato che non è sponsorizzato da niente, per non far vedere, diciamo, la marca della farina, le due farine che in effetti stiamo usando. Sono questi 300 grammi di farina del tipo 00, normale, non andiamo a mischiare per la forza della farina, per quello che dobbiamo fare, non è una pizza professionale che dobbiamo fare. E quest'altro da 200 grammi, perché faremo una pizza sottile con l'apertura a mano e andremo a realizzare come se fosse una pizza al forno, ma non ovviamente a legna. Allora, incominciamo con quello grande. Allora, eccoci qua, incominciamo con gli ingredienti che abbiamo. 300 grammi di farina. Qui abbiamo quel tanto che basta per poter eventualmente utilizzare. Poi abbiamo 10 grammi di farina per quest'altra pizza di lievito. Per quest'altra pizza con la farina ne avremo 7. Ecco qua. Un po' d'acqua dentro, ho bisogno di mettere gli occhiali per leggere qua vicino, ho mezzo bicchiere di olio d'oliva, un po' di meno dall'altro lato che ce l'abbiamo già preparato qui, e abbiamo bisogno di mezzo cucchiaio di sale. Incominciamo, mi alzo un po' le manine qui per avere più possibilità di farlo bene. Purtroppo abbiamo iniziato un video che per qualche motivo la batteria si è scaricata e non avete visto questi due minuti, ve li spiego adesso ricominciando. Abbiamo messo in questo contenitore della farina e stavamo programmando tutto quanto l'impasto. Bene, abbiamo 800 grammi di farina e abbiamo il 60% di acqua. 6 per 8, 48, un mezzo litro di acqua. Dobbiamo fare due impasti con due consistenze diverse per fare due pizze. Una tonda, tipo di quella che andiamo a mangiare in pizzeria, sottile, e un'altra, quella che è quadrata, con l'impasto che è più alto per una pizza fatta in casa o quelle vendute a tranche. Continuiamo. Dovevamo mettere ancora del lievito, che in tutto sono 17 grammi di lievito. Erano due bicchierini di olio, uno è questo, puliamo un po' per togliere anche questo qui del lievito, ed ecco qui. Abbiamo messo già un po' di sale. Ne mettiamo ancora altro, il lievito è sciolto, per cui qualcuno dice che il lievito non va con il sale, ma non è così, almeno per me, a questo tipo di impasto. Ripetiamo, 800 grammi di farina, 500 di acqua, 17, 15, 16 grammi di farina, di lievito, e il sale, un cucchiaio di sale fino, olio, 0,2 di olio. Ecco qua.
azzeriamo tutto, il peso è uguale, qua. Scusate, metto gli occhiali e voilà. 100. Ok, perfetto. Allora, continuiamo. Questa è un po' questa cosa così. Dobbiamo un po' impastare almeno per 4-5 minuti e qui abbiamo la pizza tonda, la mettiamo qui. Quest'altra che invece è la pizza quadrata, deve essere un po' più alta, ha bisogno di un po' di liquidi in più, un po' di quello che era rimasto lì. Per avere un impasto più morbido. Ecco fatto. E quest'altro è quello più morbido. Adesso andremo a metterli coperti. Noi usiamo questo sistema nel forno spento. Accendendo la luce e farle lievitare per almeno una mezz'oretta. Nel frattempo, come vedete, abbiamo il parmigiano, abbiamo la mozzarella, fior di latte, del tonno, delle cipolle, abbiamo già fatto una parte di pomodori con il basilico. Ci prepariamo queste cose con il pepe e tutto quanto, di quella che andremo poi a farcire, quindi a fra poco. Ecco, i tempi necessari sono passati, prendiamo il nostro impasto dal forno che era spento. Nel frattempo ci siamo preparati già un po' qualcosa. Semplicemente così, non di più. L'impasto per quella grande. Ed ecco. Bisogna ripetere questa operazione
fra mezz'ora, adesso lasciamo mezz'ora, la ripetiamo ancora una mezz'ora. Queste cose qui non le facciamo, ma ci vediamo nel momento in cui sono pronte per poter poi stendere le pizze e farcirle. Bene, non dimenticate, ci sono due passaggi ogni mezz'ora. A dopo. Ecco amici, allora ci siamo, care amiche, abbiamo fatto i nostri due impasti, l'abbiamo trovato, ricordate sempre di farlo ben lievitare. Cominciamo con quella lì grande. Ecco qui. Ed ecco che abbiamo finito di fare quella quadrata e abbiamo bisogno che resti un po' a lievitare ancora una ventina di minuti, quella lì. Mentre adesso abbiamo quella che faremo la tonda. Lasciamo vedere. Ed ecco che abbiamo finito di fare quella quadrata e abbiamo bisogno che resti un po' a lievitare ancora una ventina di minuti, quella lì. Mentre adesso abbiamo quella che faremo la tonda. Lasciamo vedere.
andiamo adesso a farcirla. Ecco qui. Questo è quello con tonno e cipolla. Abbiamo preparato il pomodoro con olio, sale, pepe e basilico. Il pomodoro è a pezzettoni e sono quelli che non hanno i semi all'interno. Andiamo a farcirla senza toccare fino in fondo. Allora, questo è il nostro modo di come facciamo la pizza, la facciamo in questo modo qui. Un po' di mozzarella, fior di latte. Parmigiano reggiano, tonno delle scatolette, quello lì delle scatolette, di marca qualsiasi. Ancora un po', dividiamo bene. Tonno e cipolle. Non vi preoccupate se ne mettiamo un po' in più perché poi si appassiscono. Ecco qui. Ancora del parmigiano. Qualche pezzettino di mozzarella ancora. E questa è pronta per andare in forno. Un filo d'olio, del pepe fresco, fresco macinato, e qualche pezzettino di basilico. Che già c'era anche messa all'interno del pomodoro, naturalmente, come avete visto. Beh, ecco qua. Mi era stato chiesto di farla, ma noi in casa non abbiamo quella adatta per la pizzeria, ma ci, diciamo, divertiamo con questo qui. In forno a 200 gradi, in forno a 200 gradi per 20 minuti. Nel frattempo che si cuoce, questa incomincia un po' a lievitare di più. Ci vediamo fra poco, a dopo. Eccoci qua, ci siamo, andiamo a sfornare la nostra bella pizza. Eccolo qua. E voilà, guardate qui, chiudiamo, non spegniamo perché dobbiamo andare a realizzare l'altra. Andiamo a tagliare. Ecco qua.
Guardate qui che meraviglia. Guardate qui che meraviglia. Una croccantezza che è una favola. Abbiamo il gusto del parmigiano che lo sentiamo molto bene. Meraviglioso. Meraviglioso. Adesso andiamo a farcire l'altra. Guardate qui. È chiaro che in casa non è che abbiamo le comodità, gli spazi e le attrezzature di un ristorante, però riusciamo ugualmente a cavarcela bene. Per noi cuochi è più difficile, naturalmente, a casa non avendo le attrezzature che siamo abituati ad usare, ma comunque. E voi guardate qui, guardate qui. Ragazzi, questo è un pomodoro che è una favola, crudo, bellissimo. Ed ecco che andiamo a metterci la classica. Di latte. Io non l'ho messa, però sia su quella che è stata qui già fatta che su quest'altra un pizzico di piccante con un peperoncino fresco l'avrei fatto volentieri, però non l'abbiamo messo perché mia moglie non ne ha avuto la voglia di mangiare il piccante. Abbiamo già mangiato piccante ieri sera, per la verità. E voilà! Parmigiano. Un po' di basilico bello fresco. Bello profumato. Della nostra piantina, l'abbiamo qui perché abbiamo il basilico e la piantina nostra, è bella. E voilà. Da precisare che comunque io quando la mangio la pizza ci metto anche un goccino d'olio a crudo. Questo è l'olio che dobbiamo infornarla. E voilà. Guardate, ma che siamo? Alla pizzeria del Trianon. Il pepe dà il suo. Terzo piano. Dove sta? Siamo pronti, guardate che morbidezza. E voilà.
20 minuti a 200 gradi, nel frattempo che la pizza si cuoce, come si dice, fatto in casa per voi, noi mangiamo e buon appetito. Guardate che meraviglia, guardate, guardate che meraviglia, guardate, rusticale, bellissima. Purtroppo non abbiamo il forno a legna, non possiamo avere gli effetti che avremmo avuto sicuramente con un forno a legna o magari altro. A dopo, buon appetito! Ecco, ci siamo, prendiamo la nostra bella pizza che è pronta. E voilà! Guardate che favola! Prendiamo la luce. Da tenere presente che l'altra pizza è rimasto questo, e non è che ci siamo dati da fare, Guardate che meraviglia! Guardate che croccantezza! Guardate che altezza, guardate i buchini realizzati dall'impasto, guardate, e voilà. A mia moglie non piace, ma a me sì, metterci un po' d'olio. Eccolo qui. Quest'altro lo lasciamo. Ecco qua. Signori, grazie per l'attenzione. Vi auguro un buon appetito. Provate a farla con questo mio sistema. Se sarete contenti, sarò felice di saperlo nei commenti. Grazie, buona giornata e grazie ancora per il tempo dedicato. Ciao, alla prossima!